Ecco, questo è un grosso problema. Per esempio, noi stiamo producendo pomodori, stiamo producendo carote, cipolle, piselli. E allora, come, prima di tutto, dobbiamo farli entrare nella vendita, commercializzarli, farli arrivare alle persone, quindi li portiamo al mercato. Ma poi la conservazione dei pomodori, la conservazione a lungo, poi soprattutto della frutta, eccetera. Per noi si pone sto problema, come fare a non farlo deperire troppo in fretta, eccetera. Si pone il problema e siamo disarmati di fronte alla cosa così. Quest'anno sei arrivato qui con due barattolini di marmellata, no? Raccontaci qualcosa, è stato molto emozionante vedere per noi qui a Torino, gli amici di Zangani, vedere questi barattolini con l'etichetta della scuola agraria. Come si è arrivati a questo risultato? Centro Formazione Rurale di Zangani, che ha marchio prodotto depositato la marmellata di ananas e anche di papaya. Siamo arrivati cercando di non lasciare deperire, di non lasciare guastare gli ananas. Ne produciamo, dunque abbiamo 400 fondi di ananas, ne produciamo una buona quantità, ma soprattutto sono belli, grossi e molto dolci, per cui la gente è disposta a pagarseli al doppio se vengono dal nostro terreno. È disposto a pagarli al doppio perché sono molto grossi e sono molto succosi, bene dolci. Allora per noi il problema era anche questo. Quelli che non riusciamo a vendere li dobbiamo lasciar marcire. Allora si pone il problema della conservazione, quindi facciamo della marmellata. Per fortuna abbiamo una suora Onorini, che è molto capace di fare le marmellate. E allora lei ha detto: facciamo così, facciamo la marmellata così e così per l'ananas. Però ci occorrono i vasetti in vetro, e allora siamo andati a cercarlo, ne abbiamo trovato una tantina e li abbiamo riempiti e abbiamo potuto farli arrivare fino ad Antananarivo, alla capitale. Poi io, venendo in Europa, alcuni me li sono portati con me e sono arrivati fin qui. C'è qualche ristorante, qualche hotel che li prenderebbe? Sì, noi potremmo, ma già ci intendiamo prima. Noi possiamo contattare dei commercianti e anche degli alberghi fino a Ranuira, dove una volta passavano tanti stranieri, adesso non più così. E comunque possiamo contattare dei rivenditori di fiducia, non li diamo da rivendere a chiunque. A Zangani sono solo due, perché poi loro fanno tutti i loro pasticci, lo vendono a maggior prezzo e si tengono dei soldi, a noi ci danno. E quindi noi scegliamo gente di fiducia che non approfitta, eccetera, in modo che i nostri prodotti arrivino genuini alla gente. Ma anche noi vogliamo fare un punto di vendita in cui vendiamo direttamente questi prodotti. Yeah,